Oggi i cani del canile di La Spezia sono protagonisti in tre piazze della città, un'iniziativa per sensibilizzare gli spezzini che vogliono adottare un cane a non comprarlo ma ad adottarlo appunto. Questa iniziativa si chiama Il canile va in città e non è nient'altro che una passeggiata con i nostri splendidi cani per le vie del centro, per fare vedere che i cani del canile sono splendidi e forse meglio anche di tanti cani di casa, diciamo, che hanno un carattere molto buono e come vedete sono bellissimi. Questa mi sembra che sia la quinta o sesta passeggiata che organizziamo. Noi di solito più spesso facciamo banchetti. Le passeggiate le facciamo una volta ogni tre mesi e questa volta abbiamo portato 5 cani. Lui è Rocky, un cane simpaticissimo, è il suo fedele compagno Aldo. E per loro cerchiamo un'adozione di coppia perché sono molto legati e non ce la sentiamo proprio di dividerli. Lui è Giorgino, è un ospite del canile municipale di La Spezia, in via del Monte, vicino a Vezzano Ligure, tra San Venerio e Vezzano Ligure. È un cane molto giovane, è un maschio sterilizzato, quindi è un cane adatto a qualsiasi situazione perché ovviamente essendo anche sterilizzato non va a cerca delle femmine. È un cane buono, tranquillo, adatto a una famiglia e anzi sta cercando una famiglia. Iago è un cane adulto di circa 6 anni, bravissimo, equilibrato, con le persone va d'accordo sia con quelli che conosce che con gli estranei. È un cane direi quasi perfetto in ogni occasione, bravo in città come da altre parti e quindi sarebbe già pronto per trovare una famiglia. Sindaco, oggi una bella iniziativa per sensibilizzare ad adottare i nostri amici a quattro zampe. Sì, un esempio positivo, non solo perché i cani ci fanno compagnia, sono animali che hanno una sensibilità incredibile, ma proprio questo elemento di educazione, di civiltà, di rispetto del prossimo che deve essere preso ad esempio. Esempio che parte dalle cose più semplici, quelle di rispettare gli animali. E per rispettare gli animali vuol dire anche tante volte quando vengono regalati i cuccioli non dobbiamo pensare che sono come noi, che hanno dei bisogni e che non bisogna abbandonare. Da questo si capisce però anche la civiltà di un popolo, di una cittadinanza e di un paese. E proprio per questo noi cerchiamo di dare l'esempio, di stare vicino a tutti gli animali e il nostro impegno è costante grazie anche a chi gestisce il nostro canile municipale. Chi fosse interessato come può fare ad adottare questi cuccioli? E la prima cosa da fare è venire a trovarci un canile e conoscere meglio il cane e quello che consigliamo sempre, prima di adottarlo magari, di venire a trovare 3-4 volte, così quando lui andrà a casa, non andrà a casa con un estraneo ma una persona che conosce già. Veniteci a trovare.